Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Giorgia Meloni dice che ci servono altri 5 punti per poter governare come vogliamo, nonostante la fregatura che la sinistra sta per tirare agli italiani, e cioè approvare una legge elettorale proporzionale pura nei primi giorni di agosto, sperando che gli italiani siano al mare e non si accorgano che loro stanno consegnando l'Italia alla palude della Prima Repubblica, lo dice Giorgia Meloni a Italia, a IV Repubblica. Ma di che cosa parla? Il centro-sinistra, o perlomeno il governo, vuole cambiare la legge elettorale, adesso è maggioritaria, in proporzionale. Proporzionale è il ritorno alla Prima Repubblica. Cosa vuol dire? Dove per governare c'era sempre una coalizione di 10 partiti, 8 partiti, quindi il governo poi italiano durava di media 8 mesi perché era impossibile governare con un gruppo di partiti così numerosi. La centrosinistra vorrebbe cambiare questa legge elettorale per impedire a Matteo Salvini di poter governare bene. E così da consegnargli un'Italia fatta da tanti partiti di centrodestra al governo in modo che sia litigiosa e cada presto. Questa è l'idea di Zingaretti. Mentre lui con la legge elettorale nuova e la soglia di sbarramento alzata al 5% farebbe fuori Matteo Renzi e Calenda con i suoi due partiti, farebbe governare Salvini per qualche mese. Lui, avendo eliminato quegli altri due partiti, diventerebbe il suo più grande per poter far cadere Matteo Salvini, visto che col proporzionale è un casino, e poi andare lui al governo e magari cambiare la legge elettorale un'altra volta. Ma soprattutto questa sarebbe la prima ipotesi zingarettiana, quella di boicottare Matteo Salvini, mentre l'altra ipotesi sarebbe quella proprio di far cadere il governo per mezzo e per mano di Matteo Renzi, che ha già detto che lui non cambia dall'attuale legge elettorale il maggioritario, anche se fino all'altro giorno ha detto sì, non c'è problema a cambiare la legge elettorale, sono d'accordo, ma adesso ha fatto sapere che se lo diceva proprio in una cena di Italia Viva dove Matteo Renzi non c'era, la più nota delle parlamentari ha detto in questa cena: Matteo mi ha telefonato e mi ha detto che se pensano di cambiare la legge elettorale in un giorno qualunque di agosto tira giù Conte. Ecco, questo per farvi capire. Questo sembrerebbe il secondo obiettivo di Zingaretti, quello di portare giù di tirar giù Conte di far tirar giù Conte da Renzi, proprio per andare al voto e togliersi il problema della crisi economica. È per quello che Giorgia Meloni dice: ci servono altri 5 punti per poter governare come vogliamo, nonostante la fregatura della sinistra. Quindi 5 punti in più porterebbe il centrodestra, anche con il proporzionale, a poter governare bene. 5 punti, adesso il centrodestra è intorno al 47, 48, intorno al 42, 43, 44% potrebbe governare bene, ma quei 5 punti non è proprio così come dirlo, perché 5 punti se si muovono all'interno dello stesso schieramento di centrodestra non cambiano il totale al finale. Questi 5 punti dovrebbero arrivare dall'esterno, dovrebbero arrivare dal centro, dal centro-sinistra, quindi non è facile, o dai 5 Stelle ad esempio, non è facile spostare 5 punti percentuali da un'altra area politica. Poi Giorgia Meloni dice: queste persone si vogliono assumere la responsabilità. Scusate l'audio, non sono sicuro che. Sì, dice: queste persone si vogliono assumere la responsabilità pur di non far vincere le elezioni ai loro avversari, di modificare ogni 2 anni in base ai sondaggi la legge elettorale per garantirsi la poltrona anche se non hanno i voti. Una cosa scandalosa e irresponsabile che io denuncerò da qui all'ultimo giorno finché non accadrà. Per
promette battaglia Meloni. Beh sì, quella del cambio della legge elettorale consegnerebbe il paese a una forma elettorale caotica e tutto questo fatto non per il bene del paese, ma per un tornaconto meramente personale e di partito. Quindi la vendetta contro Calenda, contro Renzi, cambiare la legge elettorale per colpire Calenda, Renzi e Salvini, oppure, come vi dicevo, la seconda ipotesi per far cadere il governo. Anche se Calderoli dice i numeri tanto non ce li hanno perché i piccoli partiti voteranno no, non vorranno sparire con una nuova legge elettorale. Poi aggiunge Meloni: sono assolutamente certa che Conte voglia fare un partito. Il suo partito non è il Movimento 5 Stelle, e che dall'inizio della pandemia Conte abbia fatto ogni cosa guardando più attentamente al consenso che quella cosa poteva generare piuttosto che alla sua capacità di incidere nella realtà. E aggiunge: ho detto svariate volte al Premier Conte che siamo disponibili a confrontarci, ma continua a non arrivare un invito. L'unica cosa che ho chiesto cortesemente è avere una bozza di documento che vuole discutere. Ma se loro stanno approvando un decreto legge in Consiglio dei Ministri, vuol dire che non volevano parlare di questo con noi, del decreto rilancio, non hanno voluto parlare, del Cura Italia, non hanno voluto parlare. Tutte le nostre proposte sono state gettate in un cestino. Amaramente non è chiaro Conte di cosa voglia parlare. Certo non vado a prendere tè e pasticcini. Beh, sicuramente avete visto che proprio ieri sera hanno, sembrerebbe mezzo approvato perché hanno firmato con riserva, no? Salvo intese si dice in politica, firmato con riserva in un'azienda, quando arriva un fattorino con un pacco, firmo con riserva, la riserva che dopo apro il pacco e vedo se c'è qualcosa che non va. In politica, si dice in un altro modo, firma salvo intese, questa è la formula che in politica, ma è la stessa cosa più o meno. Firmo fino qua e poi andiamo avanti il giorno dopo. Quindi proprio ieri hanno mezzo firmato quel decreto, legge chiamato appunto semplificazioni e hanno preso l'accordo proprio senza minimamente pensare al centrodestra. E Giorgia Meloni giustamente dice: ah, avete capito? Non gli interessava, non gli interessava quell'invito per parlare di questo. E allora che cosa ci invita a fare? Che proprio ieri hanno preso un altro accordo e non ci hanno chiamato. Ma e poi aggiunge Giorgia Meloni: se vuole parlare di politica con me, Conte, io vorrei che qualcuno mi dicesse se vuole un confronto vero, ma mi aspetto di svelare il bluff. L'ennesimo aggiunge: io non sopporto mi si dica che l'opposizione non ha voluto un confronto. Moltissime proposte sensate sono state cestinate e spesso derise, dice al Meloni. L'altro giorno ho letto un articolo a tutta pagina del Premier in cui diceva: detassiamo le imprese che non ricorrono alla cassa integrazione. Sa quando l'ha proposto Fratelli d'Italia? Lo abbiamo proposto per il Cura Italia, quello era il momento perché ora non ci sono più soldi per farlo. E gli 80 miliardi votati dal Parlamento per lo scostamento di bilancio Conte li ha avuti grazie a noi, ricordiamolo. Nessuno ci ha detto come quei soldi andassero spesi e ora il nuovo scostamento che si delinea all'orizzonte? Io a scatola chiusa non voto niente. Non volevamo dare una mano, i veri responsabili sono i signori del governo, noi volevamo dare una mano. Quindi io non avrei firmato a scatola chiusa quegli 80 miliardi, io anche allora non avrei firmato, però il centrodestra ha firmato, va bene, firmato, votato più che altro. Quindi Giorgia Meloni dice, mostra il decreto rilancio, sono 266 articoli, una roba spaventosa, oltre 800 pagine. Secondo lei questo è semplificazione? Chiede polemica. Poi dice: il decreto rilancio non è stato fatto per far arrivare i soldi a chi non ne ha bisogno.
ma per infilarci tutto il resto, le consulenze per Patuanelli, le consulenze per il MEF, le nuove fondazioni per far giocare qualche ministro, le assunzioni facili per Di Maio che evidentemente ha ancora qualche compagno di scuola che non è riuscito a piazzare, le regolarizzazioni per i migranti, perché se la CIG non arriva non frega nessuno, mentre delle regolarizzazioni. Quindi l'ultima volta che ci sono state delle fibrillazioni all'interno della maggioranza, ho letto sui giornali che il Presidente della Repubblica avrebbe mandato il chiaro messaggio che per lui l'alternativa a questo governo sono le elezioni. E io condivido la posizione del Presidente della Repubblica, conclude Giorgia Meloni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.